E ora restiamo in tema natalizio, ma parliamo di strenne natalizie da sfogliare. Lo facciamo con Gabriele Grazzi, il libraio. Ciao, Ciao, benvenuto. buongiorno. Grazie Che cosa ci consigli di leggere o di regalare in questo periodo, Gabriele? a voi. Allora, ho portato tre generi diversi in modo da accontentare un po' tutte le richieste. Partirei con Zero Calcare, No Sleep di Sengal. Zero Calcare, diciamo, è uno sicuramente dei fenomeni più popolari degli ultimi anni. È colui che è riuscito a traghettare, in un certo qual senso, la graphic novel, quindi il fumetto d'autore, in una dimensione molto pop, quindi molto spendibile anche per il largo pubblico che non era abituato a, diciamo, leggere questo tipo di libri. Qui, tra l'altro, è un libro molto interessante perché siamo nella enclave irachena degli Yazidi. Quindi Zero Calcare si presenta una sorta di reportage giornalistico dove lui appunto è andato in questi luoghi e ne ha tratto una, diciamo, analisi, per così dire, geopolitica di situazioni ovviamente che sono estremamente caotiche, estremamente conflittuali, che tutti purtroppo conosciamo. La sua penna ovviamente è sempre un marchio d'autore e ci restituisce un mondo complesso, con tantissime sfaccettature e, come sa far lui, anche in maniera dissacrante, anche ironica, con quelle che sono appunto anche le sue paure di un uomo occidentale che si mette alla prova. Quindi, insomma, può essere veramente un bellissimo regalo per tutti gli appassionati, ma non solo. E poi che cos'altro? Allora, cambiando genere, invece vi ho portato Paolo Giordano e Tasmania, edizione Einaudi. Paolo Giordano, magari molti dei tuoi telespettatori lo ricorderanno per La solitudine dei numeri primi, Tutti ce lo uno dei ricordiamo per libri. quello, senz'altro. Assolutamente, ha fatto ovviamente altri molti altri libri molto belli, ma quello insomma è stato sicuramente il suo caposaldo. Torna con un libro importante che ha vinto molte classifiche di qualità, per cui ad esempio l'ultima, quella di Robinson, uno dei, insomma, settimanali di letteratura più importanti che si trovino in Italia, e per cui insomma, è un libro che ha già ricevuto la stigma del grande libro da parte del lettore, che è sicuramente la cosa più importante. È un libro sulla crisi, nel senso partiamo da una crisi di coppia e attraverso una serie di, una pletora di personaggi, quasi un romanzo collettivo, andiamo a conoscere l'introspezione di queste anime che si trovano in un momento appunto di direi insomma di conflittualità, cioè stanno tendendo a qualcosa, in particolar modo il tema di fondo è il senso della vita, e questo senso della vita può venire incarnato appunto da una crisi di coppia, dal rapporto con la religione, dal proprio posto nel mondo, dal lavoro, insomma, da tante questioni quotidiane e non che toccano ognuno di noi. Quindi è un libro sicuramente molto bello in cui ogni lettore potrà trovare anche la propria voce. Qui ognuno potrà riflettere sul proprio senso. Poi so che Assolutamente. hai un libro che sicuramente va bene davvero per tutti. Eccolo qua, la classica strenna natalizia, in questo caso ovviamente in un'accezione estremamente positiva, perché è anche un omaggio al grandissimo Piero Angela, persone come noi, della nostra generazione, implementando anche te ovviamente Gloria, credo siano cresciuti tutti con la TV di Piero Angela, Esatto. una TV colta, intelligente, raffinata, ma che sapeva anche tenere il ritmo e quindi tenersi incollato allo schermo, nel frattempo insegnandoti tante cose. Questo è il suo libro più intimo, 10 cose che ho imparato, come si capisce bene dal nome, edizione Mondadori. In questo libro Angela ci porta all'interno di quello che è il suo microcosmo, con riflessioni sui libri, riflessioni sul ruolo della cultura, sulla sua storia personale, quindi insomma per chi non solo vuole conoscere meglio questo pilastro, insomma, della cultura italiana, ma anche per tanti spunti di riflessione che ci possono accompagnare durante la nostra vita. Direi che è un regalo perfetto per tutti. Assolutamente sì, grazie a questi consigli di Gabriele Grazzi, Grazie grazie. a voi.